associazione genitori di omosessuali. La dicitura appartiene a tanti anni fa, infatti adesso non sarebbe più attuale perché adesso noi non chiamiamo più transgender, diciamo mondo LGBT plus, sì, per comprendere inclusivo, cioè. Però diciamo che la storia di questa associazione è talmente lunga e talmente vasta, sì, avete che mantenuto la sigla. Se i genitori di un ragazzo gay venissero da voi e vi dicessero noi accettiamo che nostro figlio sia gay, ma non ci va bene che entri in un locale, in un club dove c'è la dark room, dove minimo prende le piatole e dove il buio impedisce un minimo di sicurezza, come rispondete a questi genitori voi? Allora, queste sono questioni che riguardano i genitori e i loro figli, cioè il tipo di rapporto che si ha con i propri figli e la fiducia che ognuno di noi ha nei propri figli, perché questo può succedere per un ragazzo gay, ma può succedere per qualsiasi altra persona, non è detto che debba succedere solo per un ragazzo gay, può succedere alla madre di una ragazza che va a un festino dove c'è la coca, dove ci sono, cioè può succedere a tutti, quindi non è un fatto di genitore che non vuole che il figlio faccia determinate cose. Il rapporto tra genitore e figlia, figlio e l'educazione che viene data ai propri figli è quello, anche la capacità di autotutelarsi. Voi condividete questa preoccupazione per le dark room oppure? Io personalmente no, perché i miei figli non le frequentano. Però cioè, capite, conosco, però conosco persone, credo che queste dark room abbiano anche attorno un alone di nero che forse non meritano, nel senso che magari sono luoghi dove semplicemente le persone fanno cose.